Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare appunto due transizioni da usare su dei videoclip musicali, appunto come state vedendo adesso nella preview. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto appunto il nostro Adobe Premiere, io ho importato queste due sequenze. Una è questa, l'altra è questa qui. E voglio praticamente andare a fare una sovrapposizione delle due sequenze. Quindi quello che dobbiamo fare è appunto prendere la seconda sequenza, la andiamo a posizionare appunto sulla prima, gli andiamo a dare lo stesso tempo di durata in questo modo, e per andare appunto a sovrapporli, l'unica cosa che dobbiamo fare, molto semplicemente, selezionando appunto la clip che abbiamo messo al di sopra, andare in opacità. Nel metodo di fusione andare a mettere luce soffusa. Come vedete ci dà questo effetto di trasparenza, quindi abbiamo il video principale sotto e sopra abbiamo l'altro video. Oltre che a luce soffusa possiamo anche provare a mettere tipo moltiplica. Come vedete si ottiene un effetto più scuro, praticamente viene marcato di più il video che abbiamo al di sopra rispetto a quello che abbiamo di sotto. Io personalmente preferisco luce soffusa, comunque sono gusti totalmente personali. Come vedete questo è il nostro primo risultato. Per fare l'altro tipo di transizione, appunto come avete visto nella preview, andiamo a importare, io ho importato un altro video che è questo. Praticamente qui parte dall'inquadratura dei piedi e poi passa appunto all'inquadratura in alto, quindi io mi porto dove finisce l'inquadratura dei piedi, quindi io direi da qua, vado a fare il taglio, mi sposto più avanti quando compare già l'inquadratura superiore, vado a spostare la mia clip, quindi io praticamente devo fare questo tipo di transizione dai piedi alla parte sopra. Per farlo andiamo a fare un nuovo livello di regolazione, naturalmente mettiamo le dimensioni del video che abbiamo, facciamo ok, lo andiamo a posizionare al di sopra del nostro video, dei nostri due video nel mio caso. Poi ci portiamo esattamente a metà dei due video, ossia dove c'è lo stacco. Ora andiamo in effetti, andiamo a scrivere eco, lo prendiamo, lo portiamo sopra il nostro livello di regolazione. Come vedete lui ci dà questo effetto di doppio movimento, tipo come se fosse rallentato. Ora, portandoci qui sul nostro effetto, io vado a modificare alcuni parametri, quindi nel tempo di eco io vado a mettere invece che 0,033 vado a mettere 0,133, nel numero di eco gli vado a mettere un valore di 35 e come operatore eco invece di aggiungi vado a mettere massimo, in modo da ottenere pressoché questo effetto. Ora, rimanendo sempre nel mezzo delle nostre due clip, sotto alla voce opacità andiamo a mettere il marcatore al 100%, ci spostiamo all'inizio della nostra clip, lo andiamo a mettere 0%, ci portiamo o alla fine, però nel mio caso è molto più lungo, quindi lo tengo più o meno alla stessa distanza, e anche qui gli vado a dare uno 0%. Ovviamente andiamo a fare un rendering del nostro effetto, della nostra traccia, perché è un effetto abbastanza pesante se uno non ha un computer molto performante. Come vedete infatti qui la barra è rossa, quindi per farlo ci basterà cliccare invio. Come vedete lui andrà a fare il nostro rendering, io non lo faccio perché l'avevo già fatto di qua. Il nostro effetto finale appunto sarà questo qua.
con questo appunto effetto eco. Ovviamente ho altri effetti per utilizzare su videoclip che però vi farò vedere la prossima volta. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!